Ciao, sono Ignazia Panepinto e ti do il benvenuto su Vivi Armoniosamente, il podcast di autoconoscenza, crescita personale e mindfulness per vivere una vita in armonia. Oggi ti propongo una visualizzazione guidata che ti aiuterà a metterti in contatto con la parte più profonda di te, quella che custodisce i tuoi sogni. Per alcuni di noi è arrivato il momento di aprire il cassetto a cui è affidato i propri sogni. Per altri è il momento di fare chiarezza tra essi. Per altri ancora è giunta l'ora di conoscere quali sono veramente i propri sogni. E poi ci saranno tra noi quelli per cui è arrivato il momento di scoprirsi ancora capaci di sognare. L'invito di oggi è quello di essere consapevoli dei propri sogni, in maniera tale da comprendere se essi sono ancora validi, se adesso che è passato un po' di tempo da quando sono stati formulati e conservati, ci si rende conto che non si tratta dei propri sogni, ma di quelli di qualcun altro, se è arrivato il momento di realizzarli, se sono impossibili da realizzare, se è arrivato il momento di aggiungerne degli altri, o ancora se è giunta l'ora di trasformarli in splendide realtà. Faremo questo grazie ad una pratica di visualizzazione e ad una di scrittura. Ti chiedo di prendere un foglio di carta ed una penna e di ritagliarti all'interno della giornata 30 minuti tutti per te. Mettiti in una posizione comoda ed ascolta attentamente la mia voce, visualizzando tutto ciò che pronuncerò. Puoi chiudere gli occhi o puoi lasciarli aperti mentre ascolti. L'importante è che tu non ti distragga. Devi solo seguire la mia voce. Dopo l'ascolto della visualizzazione guidata che sentirai a breve, ti invito a sederti comodamente e dedicare almeno 15 minuti a te stessa e a te stesso. In questo tempo ti chiedo di scrivere tutto ciò che arriverà al tuo cuore e alla tua mente riguardo al tuo sogno. Non importa se pensi di non poter scrivere nulla, devi comunque stare 15 minuti in ascolto del tuo cuore. Non alzarti prima di questo tempo. È possibile, infatti, che nei primi momenti non ti arrivi nulla, ma poi piano piano emergeranno dentro la tua mente e dentro il tuo cuore pensieri, emozioni e sensazioni riguardanti o connessi al tuo sogno o ai tuoi sogni. Scrivi in piena libertà, considerando il fatto che sarai l'unica persona a conoscere il contenuto del tuo foglio. E al termine, rileggi cos'è scritto e dirigiti verso il tuo sogno, vecchio, nuovo o rivisitato che sia. Non terminerai certo l'ascolto di questo audio portando con te una nuova verità, una risposta o una soluzione, ma voglio darti qualcosa su cui riflettere ed agire. Desidero con Armoniosamente illuminare e guidarti. Ti ricordo che per leggere gli articoli, accedere alle risorse gratuite e per contattarmi, mi trovi su armoniosamente.org, su YouTube, Facebook e Instagram. Ti invito a scegliere il tuo percorso di consapevolezza e di benessere all'interno delle varie proposte di Armoniosamente e trovare la tua formula della felicità. E ora procediamo con la visualizzazione. È una bellissima sera. Il profumo dei fiori è inebriante. E la luna, con la sua pienezza ed il suo splendore, illumina la tua finestra. Sì, proprio la finestra di quella stanza in cui hai deciso di mettere ciò che non usi abitualmente, insieme a tutti non li butto perché possono sempre servire.
tra i tanti oggetti, uno è illuminato più degli altri, sembra quasi brillare. È un oggetto particolare, diverso, è bello. È evidente che sia stato scelto con grande cura per contenere ed accogliere qualcosa di importante. È un bel baule. Adesso ricordi di avergli chiesto esplicitamente di custodire il tuo fantastico sogno. È passato un po' di tempo da quando hai scritto il tuo sogno su un foglio e adesso è come se sia la vita stessa a suggerirti che è arrivato il momento di riprendere in mano quel documento. Hai la certezza che, rileggendo le tue stesse parole, saprai valutarle con mente e cuore nuovo e saprai bene cosa fare. C'è un po' di emozione dentro te, perché ogni sogno è importante e si aspetta sempre il momento giusto per tirarlo fuori dal cassetto che lo custodisce gelosamente. Mentre ti appresti ad aprire il baule, senti un po' di timore perché sai che l'inchiostro, con il passare del tempo, sbiadisce. E se hai lasciato il foglio nel contenitore per molto tempo, rischi ora di non poter leggere più nulla. Apri il tuo baule e con immensa gioia noti che il foglio è integro e leggibile. Lo prendi in mano con tanta emozione e cerchi subito una posizione comoda per leggerne il contenuto. Apri il tuo foglio ed ecco quali sono le parole che hai scritto, dettate dal tuo cuore.